Bentrovati. Per il nostro progettino veloce natalizio avremo bisogno di, come al solito, avanzi di filato, l'uncinetto adatto per poterlo lavorare. Il mio è un filato di medio spessore che vado a lavorare con un uncinetto del 2,5. Ci serviranno delle forbicine e dei bicchierini di plastica o da caffè o da acqua, a seconda della misura che volete andare a creare. Io userò la parte superiore di un bicchierino da caffè. Naturalmente, se usate bicchieri più grandi, dovrete andare ad adattare la lavorazione. Ho ritagliato, vedete, già il mio cerchietto superiore, rifilato bene i bordi in modo da non avere sporgenze taglienti e andiamo a iniziare la nostra lavorazione. Visto che potrebbe capitare che durante la lavorazione il cerchietto si possa rompere, vi consiglio di andare a fare un giro di nastro adesivo tutto intorno in modo da rinforzare. Prendiamo il nostro cerchietto, il filo che dobbiamo usare e l'uncinetto adatto e andiamo a realizzare il cappietto iniziale in questo modo. Ci andiamo ad agganciare adesso all'interno del cerchio con un punto catenella. In questo modo. E vado a lavorare tutto intorno una serie di maglie basse. Ho terminato tutto il giro per ricoprire il mio cerchietto. Vado a chiudere sulla prima maglia bassa il mio primo giro di copertura, lo vado a chiudere con un punto bassissimo e partiamo con la nostra lavorazione avviando il secondo giro con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo e andiamo a lavorare 5 maglie alte allungate sui 5 punti successivi. Carico il filo, entro nella maglia bassa seguente, estraggo e lavoro la mia prima maglia alta allungata. Chiudo per prima una solina singola e poi le altre due alla volta. Per chi non conoscesse la maglia alta allungata, trova il tutorial sul canale. Carico il filo e vado nel punto successivo a lavorare l'altra maglia alta allungata. 2, 3, 4. E 5 che con le 5 catenelle iniziali formano un blocco di 6 maglie alte allungate 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Continuiamo con 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 3 punti di base. E nei 6 punti successivi andiamo a lavorare un altro blocco di 6 maglie alte allungate. Carico il filo, salto i miei 3 punti e vado a lavorare la prima maglia alta allungata nel punto successivo. Una, vado nel punto seguente e lavoro la seconda. Vado a lavorare la terza nel punto seguente. La quarta. La quinta.
E la sesta. Lavoro le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto i miei 3 punti di base e ricomincio. Andremo a ripetere la sequenza per tutto il giro. Il giro terminerà con l'archetto di 5 catenelle che andremo a chiudere sulla prima delle catenelle d'inizio giro con un punto bassissimo. Andiamo a terminare questo secondo giro lavorando l'ultimo archetto con 2 catenelle ed un punto alto doppio 1 e 2. Entro nella prima catenella iniziale e vado a chiudere l'archetto. Da qui ripartiremo per il terzo giro lavorando 5 catenelle. Una, 2, 3, 4 e 5 che vanno a sostituire il punto alto allungato che andremo a lavorare in questo giro al centro di ogni archetto. Lavoro ancora 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Queste saranno lo spazio di ogni archetto di separazione. E sulla sequenza di punti sottostanti andremo a lavorare 6 punti allungati doppi chiusi assieme. Carico il filo, entro di nuovo nelle catenelle iniziali che sostituiscono il primo punto del giro sottostante, estraggo, carico, chiudo 1, carico, chiudo 1, carico, chiudo 2, lascio gli ultimi due in sospeso sull'uncinetto. Carico il filo, vado nel punto successivo e lavoro il punto. Chiudo 1, chiudo 1, chiudo 2. 1, 1, chiudo 2. Chiudo 2, vado a lavorare l'ultimo, chiudo 1 e chiudo 2. Carico di nuovo il filo e vado a chiudere i restanti anellini che ho sull'uncinetto in un'unica soluzione. E abbiamo lavorato la nostra sequenza di 6 punti allungati doppi chiusi assieme. Continuiamo con 7 catenelle per l'archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Carico il filo, vado al centro dell'archetto successivo e lavoro il mio punto allungato normale. Catenelle per l'archetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 6 punti alti allungati doppi chiusi assieme sulla sequenza successiva. Carico il filo, vado sul primo punto, estraggo, chiudo 1 e chiudo 2. Vado nel secondo punto, chiudo 1, chiudo 2. Entro nel terzo. Chiudo 1, chiudo 1, chiudo 2. Entro nel quarto punto, chiudo 1 e chiudo 2. Vado nel quinto, chiudo 1 e chiudo 2. Entriamo nell'ultimo punto della sequenza, chiudo 1 e chiudo 2. Ricarico e chiudo i restanti tutti assieme e ricomincio fino a terminare tutto il terzo giro con un punto bassissimo sulla quinta delle catenelle iniziali partendo dal basso. Sono al termine del giro e lo andiamo a chiudere con 7 catenelle, come vi dicevo, 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7 ed un punto bassissimo sulla quinta catenella iniziale. Partiamo dal basso, 1, 2, 3, 4 e 5. Sulla quinta andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Ripartiamo lavorando il prossimo giro con una catenella. Carico il filo, entro nell'archetto e lavoro una mezza maglia alta. Ricarico il filo, rientro nell'archetto e vado a lavorare altre due mezze maglie alte. Cinque catenelle, una, due, tre, quattro e cinque, ed un punto a V con due punti alti allungati all'apice qui della chiusura delle sei maglie, e i due punti li andremo a dividere con 5 catenelle. Quindi carico il filo, vado al centro della chiusura dei sei punti, estraggo e lavoro il mio primo punto allungato. 5 catenelle, carico il filo, rientro all'apice delle sei maglie e lavoro il secondo punto allungato. 5 catenelle. Tre mezze maglie nell'archetto successivo. Carico il filo, entro nell'archetto e lavoro il primo. 2, il secondo e il terzo. Uno lo andiamo a lavorare sul punto allungato. 3 nell'archetto successivo. 5 catenelle. Un punto a V con maglie allungate. Lavoro la prima. Le 5 catenelle di separazione per l'archetto. E chiudo il punto a V con la maglia allungata, sempre lavorando sulla chiusura delle maglie sottostanti. E questa è la nostra sequenza di ripetizione. Sono alla fine del giro, lavorato l'ultimo punto a V sulle sei maglie chiuse assieme, lavoro l'ultimo archetto di 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e chiudo la sequenza iniziale con le tre mezze maglie mancanti per andare a chiudere il giro. Entro nell'archetto e lavoro la prima, lavoro la seconda e lavoro la terza, e andiamo a chiudere sulla prima maglia iniziale con un punto bassissimo. Ripartiamo con una catenella, carico il filo, vado sulla maglia successiva e lavoro una mezza maglia alta. Una sulla successiva e un'altra ancora sulla seguente, lasciando libera l'ultima maglia. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto l'archetto, 4 punti alti allungati nel punto a V. 1, 2, 3 e 4.
catenelle, 4 punti alti allungati sempre nel punto a V. 1, 2, 3 e 4. Questa è la sequenza che andremo a lavorare in ogni punto a V del giro. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Salto l'archetto, salto la prima maglia, la prima mezza maglia e vado a lavorare 5 mezze maglie sulle 5 successive, lasciando libera anche l'ultima, quindi carico il filo. Salto la prima mezza maglia e vado a lavorare nella successiva. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto l'ultima maglia, l'ultima mezza maglia della sequenza, lavoro le 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. Salto l'archetto, 4 punti allungati nel punto a V. 1, 2, 3 e 4. Cinque catenelle, 2, 3, 4 e 5. 4 punti allungati nel punto a V per chiudere la sequenza. 1, 2, 3 e 4. E continuo la mia ripetizione per tutto il giro. Andiamo a completare e a chiudere questo giro. Lavoriamo l'ultimo archetto di 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Saltiamo il primo punto e andiamo a lavorare 2 mezze maglie nei due punti successivi. Lavoro la prima, la successiva e chiudo il giro sulla maglia iniziale con un punto bassissimo. Partiamo con l'ultimo giro. Lavoriamo una catenella, rientriamo nella maglia centrale, quella dove abbiamo appena chiuso il giro, e lavoriamo un punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Andiamo nell'archetto seguente, un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Sulla prima maglia del gruppo seguente lavoriamo un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo le due maglie centrali, nell'ultima maglia andiamo a lavorare un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Un punto basso nell'archetto seguente. 1, 2, 3, 4 e 5. Un punto basso ancora nello stesso archetto. 5 catenelle. Un punto basso sulla prima maglia del gruppo di 4. 5 catenelle. Saltiamo le due maglie centrali, un punto basso nell'ultima maglia del gruppo di 4. 5 catenelle, un punto basso nell'archetto seguente. 5 catenelle, un punto basso nella maglia centrale del gruppo di 5 mezze maglie. E questa è la nostra sequenza di ripetizione per tutto il giro. Ogni archetto è composto da 5 catenelle.
Lavorato l'ultimo archetto, il giro lo andiamo a chiudere sulla prima maglia bassa con un punto bassissimo. E questo è il risultato della nostra lavorazione. Andate a lavorare un gancetto per appenderlo, mettetelo in forma e lascio a voi la facoltà delle decorazioni. Spero che anche questa volta il tutorial vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, io vi aspetto per i prossimi video.